Ciao a tutti e benvenuti. Dunque, questo è un video su come utilizzare Axe FX 3 con gli auricolari, con i monitor in ear, ma non è ovviamente rivolto solamente a chi ha Axe FX 3. Vanno benissimo quasi tutti i sistemi di simulazione o di profilazione digitale per chitarra. Perché serve un video? Perché ho 5 consigli da darvi? Perché l'ascolto con gli in-ear per me all'inizio è stato molto complicato, è stato difficile abituarmi, ma con alcuni accorgimenti ho scoperto come avere grandissima soddisfazione dal mio ascolto in cuffia. Qual è il problema fondamentale? Il problema fondamentale è che l'ascolto con gli auricolari è un ascolto estremamente preciso, come se io osservassi la realtà con una lente di ingrandimento, quindi rischio di isolarmi dalla musica che sto suonando e di concentrarmi troppo su ogni minimo suono che sento. Ecco il primo dei miei consigli per utilizzare gli in-ear con Axe FX 3. Io ho un trasmettitore in-ear che ha due canali, quindi un canale gestisce tutta la band che arriva alle mie orecchie e l'altro canale esclusivamente la mia chitarra. Quindi io chiedo al fonico di non inviarmi nessun segnale della mia chitarra perché lo gestisco da solo. Questo è un grandissimo aiuto perché posso regolarmi, vedremo come, il volume in maniera autonoma della chitarra. Il secondo consiglio che vi do è di utilizzare le equalizzazioni che sono presenti su Axe FX 3 sui vari output, quindi assegnate alle varie uscite. Quindi se io, come ora potete vedere su Axe Edit, se io vado su Setup, ok, posso Out 1 o Out 2 EQ. Ok, se io qui nella griglia metto un blocco Out 2, lo collego qui. Benissimo, in questa maniera l'out 1 verrà gestito dal potenziometro del volume 1 e l'out 2 dal potenziometro del volume 2 e potrò, andando su Setup, scegliere su out 2 tutta una serie di equalizzazioni. Cosa faccio io? Abbasso, a volte anche in maniera importante, le frequenze molto acute e a volte anche le frequenze molto basse, in modo da non avere un suono tagliente nelle orecchie. La chitarra distorta con molti modelli di in-ear ha una riproduzione delle frequenze acute veramente troppo tagliente, come una lametta. E a volte anche le frequenze basse rimbombano troppo. In questa maniera io riduco questo effetto e l'ascolto è più piacevole. Il terzo consiglio che vi do è veramente molto personale. Che succede? Quando io utilizzo delle casse spia, le utilizzo facendo il sound check e dicendo al fonico se voglio più o meno batteria, più o meno tastiere, la voce del cantante più alta o più bassa e più o meno la mia chitarra. Bene, che succede? Questo mix che io faccio con le casse spia è un mix che non è fisso, è in continua evoluzione. Mentre io suono, anche se non me ne accorgo, continuo a fare un mix differente ogni volta che mi sposto. Se a un certo punto il batterista sta suonando più forte, è semplice, mi allontano dalla cassa in quel momento, dalla cassa spia. Non mi sento bene durante il solo, mi avvicino. Questi sono tutti movimenti che noi facciamo automaticamente e che cambiano il nostro ascolto senza rendercene conto, ma con gli auricolari questo non è possibile, perché io avrò sempre lo stesso ascolto, che mi muova, che stia fermo, che sia di spalle. Bene, che significa? Che intanto dobbiamo fare con maggiore cura il sound check e poi il primo consiglio che vi ho dato, quello di regolarsi da soli il volume,
aiuta molto in questo, perché per un qualsiasi errore durante il soundcheck io posso rimediare perlomeno sul mio strumento. Ma è vero anche un'altra cosa, che uno dei vantaggi che io ho nell'usare il linear monitor è che posso suonare a volumi più bassi, sentire volumi più bassi. Questo aiuta le mie orecchie, aiuta a finire il concerto senza mal di testa e soprattutto suonando a volumi più bassi io cerco di tenere la chitarra bassa nel mix che sento. Bassa significa a un volume normale, non al volume a cui di solito siamo abituati a suonare dal vivo con la chitarra sparata al massimo del volume o dalla cassa spia o dall'amplificatore. Questo permette di avere, dovunque io mi sposti, un ascolto ottimale e di avere subito l'idea della resa finale, della resa che ha il pubblico sul suono che sente. Bene, questo è il consiglio forse più interessante, la mia ultima piccola scoperta che ho fatto, diciamo dedicato a AXFX 3. Forse anche altre macchine possono fare questa cosa, su AXFX sicuramente e in maniera molto semplice. Di che cosa si tratta? Si tratta di, se vediamo sull'editor, dedicare alla uscita 2, quella che io ho in cuffia, un blocco del riverbero solo a quest'uscita. A che cosa mi serve? Intanto l'aggiungo, eccola qua, e la collego qui prima dell'uscita 1. Che cosa succede? Questo permette di avere una sensazione di maggior ambiente solo sulla mia chitarra e quindi restituirmi un po' di quella sensazione di aria dovuta al riverbero che io ho aggiunto, che si sente normalmente con un amplificatore o con una cassa spia. Ovviamente questo il pubblico non lo deve sentire, solo io, e quindi come vedete è un blocco dedicato all'uscita 2, solo quella che va sul mio in-ear monitor. Che tipo di riverbero metto? Metto di solito, utilizzo un riverbero, una hall, music hall, metto un mix molto basso, 5% diciamo, ok? E dai 2 ai 3 secondi. Ok, questo permette di avere un ascolto della chitarra un po' più amalgamato insieme a tutto il resto, meno isolato. Benissimo, questo è l'ultimo dei miei consigli. Dunque, si tratta di utilizzare un piccolo microfono, un microfono economico da puntare verso il pubblico. Potete metterlo a un lato del palco, ovviamente serve un canale disponibile sul mixer e quel microfono catturerà un po' di pubblico, un po' di spazio, un po' di ambiente che il fonico vi manderà solo a voi o anche altri della band se utilizzano linear, per sentirsi meno isolati mentre suoniamo. Bene, questi sono i 5 consigli che vi do per utilizzare gli in-ear con AXFX 3. Sembra veramente molto complicata la cosa. In realtà il giovamento che si ha nel suonare con gli in-ear è talmente grande che questi 5 piccoli trucchetti sono veramente poca cosa per avere la soddisfazione che si ha suonando con gli in-ear. Bene, vi saluto, ciao a tutti.